Il ritratto di Salvatore Cambosu, eseguito con l'inchiostro di china su carta telata, appartiene alla Galleria Comunale d'Arte di Cagliari. L'opera è del 1952 e mostra la ormai a quel tempo ventennale amicizia e il sodalizio artistico-letterario tra lo scrittore di Orotelli, Salvatore Cambosu, e Maria Lai. Si sono conosciuti nel 1932, quando Maria appunto ha avuto la fortuna di vedere in Cambosu il suo professore di italiano e latino, che fu per lei estremamente importante, fu un punto di riferimento, perché proprio la lettura in metrica degli autori latini accompagnerà con il senso del ritmo tutta la produzione di Maria Lai, caratterizzata da questi spazi che molto spesso vengono lasciati ritmicamente vuoti accanto a tratti gestuali neri, è caratterizzata anche dallo studio del silenzio, delle pause, da ritmi che sono comunque ritmi della contemplazione, ritmi del pensiero. In questo caso Salvatore Cambosu è reso con pochissimi e sicuri tratti di china, che mostrano come Maria fosse interessata, percorresse entrambe le strade, la strada appunto dell'arte figurativa, perché effettivamente la postura di tre quarti richiama la tradizione più importante, più aulica della ritrattistica, come e dona allo stesso tempo naturalismo alla figura, come il viso di Salvatore Cambosu, che rivolge i propri occhi nerissimi, il proprio sguardo che buca la tela all'osservatore, mostri appunto l'attenzione alla restituzione, pur nella sintesi, della interiorità e del portato creativo dell'artista. In questo caso, appunto, questi pochi e sicuri tratti di china denunciano la grande perizia tecnica di Maria, perché la china esige una manualità, una padronanza eccellente del mezzo, proprio perché non permette di effettuare le innumerevoli correzioni. Allo stesso tempo mostra come appunto la figura si componga di silenzi e di spazi bianchi.